Welcome or welcome back to my channel. Oggi ragazzi sono con un ospite speciale, Bianca. Buongiorno. Come stai? A tutti. Molto molto bene, molto emozionata di essere qui. Anch'io sono super emozionata perché oggi Bianca mi truccherà. In realtà questo video avremmo dovuto farlo tipo 2 anni fa quasi. Però il giorno in cui avevamo fissato l'incontro io ho avuto un problema, un imprevisto, e quindi poverina, lei tipo si stava preparando per uscire, forse era già uscita, e io ho detto guarda che non si può fare, scusa. E a me dispiace più che altro perché io essendo sempre un po' in giro per il mondo poi non c'è stata più occasione di rincontrarci, però eccoci qua. Sì, finalmente sono contentissima. Se non conoscete Bianca, ma io penso di sì, però non si può dare per scontato, lascio tutti i riferimenti Instagram e TikTok qua sotto nell'info box. Grazie. Ma figurati. Ah, dimenticavo di una cosa. Se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! Ma adesso bando alle ciance e passiamo al tutorial. Iniziamo. Sei pronta? Prontissima. Ok, eccoci qua. Iniziamo, perfetto. Allora, iniziamo subito dal primer. Lei ha detto che ha già fatto skincare, quindi non vado a toccare la sua skincare già esistente. Questo è un primer che io adoro. Lei ha la versione esatto, finita. Lo stesso. Invece lei c'ha la versione nuova. Esatto. Mi dici anch'io la pelle grassa, esatto, ci troviamo bene più o meno con gli stessi prodotti. Tu come ti sei appassionata al make-up? Allora, a livello, in realtà con YouTube, inizialmente, tipo periodo 2016. Sì, vabbè, quindi mi guardavo un sacco di video. Ovviamente non facevo, nel senso che andando a scuola ancora ero adolescente, non esageravo, magari mettevo l'eyeliner per dirti. Mm-hmm. Ci sono la maggior parte dei prodotti base sono i miei, perché lei vivendo in Portogallo. Esatto, comunque girando un po'. Girando perché... anche molto, se no sto video lo facciamo veramente nel 2025. Esatto. E quindi ci sono delle cose che mi applicherà direttamente. Non like don't start because I will block you. Questo correttore di NARS io lo amo perché è super coprente e levigante, vado proprio ad applicarlo nelle zone, nelle discromie così, e non lo sfumo neanche più di tanto, cioè lo lascio anche un po' a macchia diciamo, e mi aiuta poi ad applicare meno fondotinta, quindi meno prodotto. Ok, beh, questo è Amand, come colorazione è ottima per me, tra l'altro super popolare tra le dark skin questa. La colorazione? Sì, sì, sì. Tu hai fatto un'accademia? Sì, ho frequentato un'accademia a Milano. Il mio percorso è stato molto bello. Io l'ho affrontato veramente con tanta... innanzitutto emozione, perché era subito dopo gli studi, quando tutti ti dicono vai all'università, fai questo, fai quello, invece io testa dura, no, studio direttamente make-up. E quindi è stato molto... cioè, tanta passione. Mm-hmm. Quindi l'ho affrontato con tanta felicità e me lo ricordo con tanta... felicità, quindi quando mi dicono ma come sei andata, come ti sei trovata all'accademia, così io benissimo, però in effetti è anche molto personale in base anche al periodo della propria vita. Quante ore hanno dedicato al make-up per pelle scura? Allora, in realtà poco, abbiamo fatto una giornata, se non sbaglio, pelle scura, una giornata pelle asiatica. Il problema è che non abbiamo tante compagne, mentre di solito ci trucchiamo tra di noi, cioè per dirti non ci sono neanche le modelle prese da fuori, né neanche bianche, siamo proprio cioè tra di noi, quindi purtroppo non avendo compagne le dovevamo trovare, ci troviamo noi diciamo le... Quanto l'hai pagata la scuola? Credo dai, diciamo dai 7 agli 8 mila. Ok, e quanto è durato? Ti direi un anno, però era da ottobre a giugno, meno di un anno. Beh, tipo 9 mesi, più o meno, 10 mesi. Quindi in 10 mesi loro hanno dedicato una giornata per pelle scura e tu hai pagato 8.000 euro. Purtroppo nelle scuole italiane ancora su questo punto di vista siamo indietro. Questo è il motivo per cui io sono molto diffidente, lo ero, adesso lo sono molto di meno. Poi tu mi stai truccando in una fase in cui io sono anche molto rilassata, cioè tipo... un anno fa, io mi ricordo il primo video che ho fatto, ero proprio... Ricordo, tra l'altro noi avevamo parlato di fare questo video ancora prima che iniziasse questa rubrica, diciamo. Yeah. Quindi mi ricordo. Quindi sì, sono molto più... tranquilla. Sì. Meno male. Per ora le esperienze sono state positive, no? Prevalentemente positive. La cosa che riscontro molto con i make-up artist è che fanno fatica a usare le ciprie. Non è un mio problema perché non so se avete visto, sono bella incipriata. Io le chiamo basi da battaglia. Per me la base da battaglia è quella base perfetta. Ovviamente non una base necessariamente che indossi nel quotidiano, però una base perfetta per
per un video ad esempio, o per un red carpet, o comunque se vuoi essere ultra levigata anche dal vivo, cioè io le indosso tranquillamente per andare in metro, la gente ti guarda tipo ah, cos'è tutta questa levigatezza, però a me piacciono, quindi... Una cosa che piace fare a me è contour sia sopra che leggermente sotto. Ok, io uso contour scurissimo. Bello scuro, sì. Sì. Ti piace molto la definizione? Sì, perché io mi vedo il viso grande e quindi faccio un mega sculpting. No, dici che cioè, non è una tua insicurezza. Sì. Sei veloce tu, Sì? Sì. Sei molto decisa, veloce. Cioè, sì, percepisco che lavori molto sui set dove c'è poco tempo. Brava, esatto. Questa è la mia forma mentis sul lavoro. I understand. No. Sì. Poi esperienze abbastanza anche traumatiche di velocità. Really? Soprattutto, se vieni da comunque una realtà dove tu sei tranquilla e fai cavoli tuoi e poi devi correre, andare, fare questo deve essere pronto adesso, questo deve essere pronto dopo, ok, cioè soprattutto se sei una ti devi dare da fare. Ops, avevo dimenticato questo dettaglio. Allora vado con la spugnetta, questa non dovrebbe... Ops, ognuno ha i suoi punti deboli, ti dico, io quando mi truccavano in accademia il mio punto debole è che mi addormento. Really? Non ce la faccio. Allora, il contour io te lo farei leggermente diverso da... Ho studiato il contour che fai. Vai. Leggermente diverso perché a me piace fare una sorta di triangolo inverso, quindi allargare la radice del naso per farlo sembrare poi nel complesso più smashed, non so come dirti in italiano, non so la traduzione. Dani mi dice sempre che faccio il contour sbagliato, che faccio tipo due linee nette, che devo finirla di fare così. No, sbagliato non è, semplicemente è un effetto diverso secondo me. Sei la prima persona che fa gli stessi step che faccio io. Davvero? Mi sa di sì. Ma per forza, con la pelle grassa. Pelle grassa e comunque ci piace l'effetto opaco, l'effetto bello evidente, bello presente. Ti voglio idratare leggermente le labbra, utilizzo il Lano Lips. Salvavita. Perché salvavita? Che cosa fa? È tipo un burro idratante per le labbra, però ti sistema situazioni in 20 minuti il tempo di truccare una persona. Really? Sì, spesso non so perché le modelle hanno spesso le labbra secche. Mi aiuta, la stessa cosa mi fa la Magic Cream di Charlotte Tilbury per il viso. Pelle secca, in 2 secondi risolve la pelle secca, ovviamente momentaneo, però si è prolungato nel tempo. Ok, questo è un pennello di Rare Beauty. Che a me piace moltissimo. It's good. Qual è il tuo fondotinta preferito del momento? Cosa usi adesso? Allora, adesso sto utilizzando moltissimo quello di Giorgio Armani. Really? Giuro, Luminous Silk. Veramente? Lo amo. Non ti piace? Lo devo provare, dai. Visto che la pelle mista grassa, insomma grassa, I should give it a try. È un fondotinta che usa molto spesso anche Daniele. È bellissimo perché nonostante comunque sia appunto come dice Luminous, quindi luminoso, ma non è assolutamente lucidante. Ah, ok. Per la pelle grassa, quindi io lo amo. A parte che io fisso tutto fino proprio a murarmi, quindi difficilmente ho problemi, a meno che il fondo proprio non è idratante. Il peggior fondotinta che ho usato? Questa è una bella domanda. Devo rispondere. Me lo dici fuori camera. Ci devo pensare. No, ti dico qual è il fondotinta peggiore che ho usato. Per me, ovviamente, non vuol che dire è la pelle grassa, esatto, sì. Dolce Gabbana, quello in pot, 110 euro. No, ragazzi. Mi lucido in un modo impressionante. Perché sarà idratante. Esatto, è molto, molto, molto idratante. È quasi come se fosse una crema. Vabbè, ma lo prendo comunque, anche se è idratante, tanto troverò il modo di farlo funzionare. No, in questo caso non era così. Dove l'hai preso sto pennello? È stupendo. Real Technique. Look fantastic. Sono morbidi. Sì. Poi io comunque ho questa deformazione professionale per cui applico sempre col pennello ma poi sempre con la blender. Ah. Sempre. Non posso applicare direttamente con la blender così come non posso usare solo un pennello. Posso dire che, allora io non sono un amante dell'applicazione di prodotti direttamente con la sponge, perché la sponge secondo me ti prende un botto di prodotto. È vero. Quindi poi ci metti una vita a pulirla. Ti dura di meno e invece con il pennello tu hai il totale controllo, secondo me la stesura è migliore.
Ma allora, sto vedendo che sta tornando l'utilizzo del pennello rispetto a anni fa. Anche i professionisti, diciamo, che la sponge la usano con parsimonia. Io vengo dalla scuola sì accademica, ma anche molto molto social. Cioè, mi è sempre piaciuto guardare i tutorial, quindi alla fine ho the best of both worlds. Cioè, utilizzo sia tecniche comunque molto correttive che ho imparato in accademia, ma anche molto di ciò che invece ho imparato online. E poi ho sviluppato, diciamo, i miei modi di fare le cose. A me piace moltissimo come tu gestisci i tuoi social. Sì? Sì, sì. Grazie. Ti trovo un'ottima creator. Grazie. Poi non sei problematica, sei sempre molto corretta, molto raro da vedere. E in più l'energia che hai sui social è la stessa poi che uno percepisce di persona. Grazie, mi fa molto piacere perché comunque ci tengo sempre, anche se come sai magari è difficile essere 100% se stessi sui social. Certo. Negli anni ho comunque lavorato per essere la versione migliore di me, quindi poi cerco sempre di non far trasparire cose che non sono, o di essere ciò che non... Io odio tipo dramma, tutte queste situazioni qua, quindi non fa parte proprio di me. Capita, ovviamente, che non è che una persona che è diversa vuol dire che è falsa, semplicemente magari uno è molto timido. A me è capitato magari di vedere persone davanti alla camera che si sciolgono completamente, poi se sono in un posto overcrowded diventano super timidi. Certo, quello sì. Allora, blushino in crema. Ma anche tu lo applichi così? Tu come lo applichi? Io lo applico nel modo sbagliato. Cioè? Direttamente. Con l'applicatore? non dosi bene. Soprattutto l'Air Beauty è veramente pigmentato. Tanto pigmentato, quindi rischi proprio di esagerare. Poi non c'è un prodotto così sul mercato che ha questa resa, secondo me. Sono d'accordo, infatti io ho appena comprato altre tonalità perché io utilizzo sempre Joy. Ah, sì. Però su di me è un po' troppo rosso, io amo più BB Pink, tonalità rosa chiare. Che brava, che mi hai messo il fondo lì così. Sì, anche per me è fondamentale. Una tecnica che hai imparato nel 2022 che ti porti dietro, tipo potrebbe essere tipo anche un TikTok hack che ti hai detto, appena l'hai visto dici no, poi lo proprio dici oddio. So subito cosa risponderti. Il mid-tone blushing, se non sbaglio si chiama così, quindi io ti metto un blush come modo tradizionale, quindi rossiccio, comunque di una tonalità naturale, poi un blush più chiaro, bright, baby pink, quasi su tutto il contorno occhi. Sì, fonde benissimo tutti i vari strati che spesso rimangono così un po' a blocco, dopo invece viene tutto molto più omogeneo. Sì, questa cosa se non sbaglio l'ha detta o comunque l'ho vista da Makeup by Ariel. Sì, lui. Lui è il makeup artist probabilmente che nel 2022 ha più fatto trend. Ovviamente truccando Kylie, le ragazze, cioè le teenager impazziscono. Tu sulla fronte applichi solitamente il bronzer? Dipende dalla parrucca che ho, cioè se ho i capelli tipo tutti tirati su, sì. Che come ti dicevo c'ho la mia insicurezza, il viso grosso. Cioè io mi vedo il viso più grosso rispetto alle mie amiche. Sai che in realtà anch'io? Perché comunque le mie amiche sono tutte sempre magre, sganciate, io non sono così. E quindi anch'io mi vedo in paragone, però penso che sia una nostra fissa. Sì, sì. Non è probabilmente così. Ognuno ha le sue. Io quando ho visto il documentario di Selena, I was shocked. Perché non l'ho visto, sai? Cioè lei c'ha le stesse insicurezze nostre. Cioè noi spesso ci dimentichiamo che sono persone umane. Certo. Quindi tipo lei piangeva all'inizio perché diceva che il concerto, insomma, che stava preparando era un po' troppo childish, che lei non voleva sembrare stupida, il vestito magari non gli piaceva il fitting, cioè sono tutte cose che noi donne viviamo nella nostra vita. Io questa cosa l'ho scoperta molto sui set. Lavorando con celebrities, influencer, cantanti, noi pensiamo che loro siano tutti perfetti. Sì, che non hanno nessuna insicurezza, poi dopo quando vai dietro le quinte, cioè vedi delle cose, dici, ok. Ok, siamo tutti così, allora non siamo solo noi. Yeah. È così, è così. Ok, allora vedo che abbiamo una grande passione
per sì. i puff e io sono molto contenta di ciò. Really? Sì. Perché io questa cosa qui la porto avanti da un paio d'anni. Io da sempre. E secondo me è il metodo migliore in ma assoluto. Ma certo, ma di che cosa vogliamo parlare? Dai, andate a casa. Se non avete un puff, lo trovate sicuramente nella trousse o della mamma o della nonna. Usatelo perché è il modo migliore per applicare la cipria. Yeah. Ma tu l'apri così? Sì. Ma pensa. Perché sennò poi devi fare... Invece basta fare così. Brava. Al contrario, così abbiamo già... Scarico sempre sul palmo, in modo che si saturi bene, non rimanga in superficie. Mm. In modo che poi quando pressi non vai ad applicare troppa cipria, soprattutto sopra il bagnato. Ok. Quando fai il primo strato di cipria e lo applichi sul bagnato, può essere che ossidi. Ah, ok. Invece devi applicarne meno, piuttosto il secondo strato levigante lo fai dopo. Io fisso tutta la base, proprio tutta, mm-hmm. finché non sentiamo proprio che non ci sono più zone appiccicose. In questo modo garantiamo che il trucco duri veramente tutto il giorno. Mm-hmm. E poi al massimo, se risultiamo un po' piatte, vado con doppio setting spray per riequilibrare lo stato, diciamo, ideale di idratazione della pelle. Ti capita mai tipo di dover parlare inglese sui set? Sì, è capitato, però non ho, fortunatamente non ho problemi con l'inglese, quindi sì, comunque capita, soprattutto sfilate, non si parla quasi mai italiano, tranne con magari la key artist, cioè la makeup artist principale che dà indicazioni. Che buon profumo, cos'è? Gucci? No, è Michael Kors. Veramente? Mm-hmm. Come si chiama? Sai che non lo so, ha tipo un color miele, tondo così, non so il nome. Devo controllare. Tu che profumo usi? Io uso diversi profumi. Eh sì, ovviamente. Io sono un amante di profumi. È una cosa che non condivido mai tanto. No? No, però io sin da piccolo ho amato i profumi di nicchia. Ah, ok. Cioè, sono sempre stata una che preferiva profumi più particolari, mm-hmm. non quelli pop, come può essere, che ne so, Alien, certo. o J'adore Dior. A me piace tantissimo come note... L'ambra, l'oud mi piace tantissimo, le patchouli, sai che non conosco. Il muschio. Ah, proprio come note olfattive, okay. Sì. No, sotto questo punto di vista non sono istruita, non so le differenti note. Infatti se mi chiedi che cos'è questo profumo, non so neanche cosa, proprio quali siano le principali note, vero? E quindi per questo motivo per molti anni ho preferito profumi unisex, ma mi piace anche molto la vaniglia, purché non sia stucchevole. Ok. Non mi piace. Non malizia bonbon. No, cioè quello si chiama profumi gourmand. Profumi gourmand sono quelli che sono intoxicating, sono super dolci. Io faccio veramente molta fatica con quelle profumazioni lì. Ok, a me piacciono i profumi un po' da signora. Da ricca signora, ricca asciura milanese. È questo? Eh sì. Che bello! Questa palette di Scott Burns, stupenda anche questa. Ma che top! Anche per i make-up artist consiglio, perché ha delle shade molto belle, sia naturali ma anche belle particolari, tipo il giallo, tipo questo arancione e il pink, baby pink. Mi piace molto questa cosa del blush perché fa un po' effetto bambolina. I love! Io poi sono in una fase di vita in cui preferisco i blush più rosati. Ah wow, allora ci troviamo sulla stessa linea d'onda. Sì. Blush rosati sono super, e secondo me comunque abbiamo l'influenza di Kylie. Kylie ci mette queste guance rosa, che sì, anche il blush di Dior, tipo, che è andato molto. Io sto andando in modo molto delicato, proprio con il blush baby pink, poco, sotto il contorno occhi. Perché è una cosa che ad esempio a me ho scoperto nel 2022 che non mi piace, è il contorno occhi che tende al giallo. Poi ovviamente varia da sottotono a persona, però... In linea di massima il contorno occhi più rosato preferisco. Dopo aver fatto questa base che comunque è bella incipriata, prima dell'illuminante, perché poi ho bisogno che la base sia un pochettino più idratata, utilizzo questi due setting spray che sono Rare Beauty, stupendo, e Charlotte Tilbury. Questo mi va a fondere gli strati e anche a ridare un po' di idratazione alla pelle, so che non ti piace tanto questa cosa. E poi di Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray, perché questo... tiene tutto sotto controllo. Le ha un nebulizzatore pazzesco. Esatto, questo te ne applico pochissimo perché è veramente tanto idratante, quindi a chi piace l'effetto, chi ha la pelle secca ad esempio lo amerà, tu no, ma te ne applico poco. Ok,
solo sulle zone esterne. Anche questa cosa del illuminante steso dopo il setting spray è un qualcosa che ho imparato letteralmente la settimana scorsa. Davvero? Sì, perché ho fatto un video con Luca e abbiamo scambiato le tecniche di make up. Ah, ok, ok. Quindi, e lui fa il setting spray e poi mette l'illuminante. Sì, perché l'illuminante su una base secca non fa grip, non prende bene, non dà quella luminosità pearlescenza bella marcata. Tu hai illuminanti? Questo. Ok, ti piace questo? È bellissimo. Ma è di Revolution? Sì, è davvero top. Davvero, ti piace? È bellissimo. Sai che a me non piace? Questo l'hai provato? You don't like this? No. Why? Ha il colore più chiaro, magari diverso. È bellissimo. Sai cosa ho? Questo, non so se ti piace. Sì, vediamo. Questa palettina. Vai, usa quello, vai. Perfetto. Perché questo non ti piace? Perché mi dà quella granulosità che ti dicevo che non amo. Paradossalmente preferisco il glitter piuttosto che la granulosità. Io odio il glitter. Ecco, questo è tutto glitter, perfetto. There you go, via! Qua applico più su questa zona inferiore che non ti piace. poco, dai, giuro. Questo io faccio un po' il bagno, però poi si asciuga bene, quindi... Buona anche profumazione. No, questo è Shura milanese. Amo, sì. Questo è Shura milanese. Se volete profumare come è delle tutto. Shure milanesi. Tu sotto hai il tatuaggio? Sì. Dermopigmentazione. Stavamo dicendo che io sono molto per le sopracciglia 2016. Un misto, quindi definite. Però ovviamente non a blocchettino 2016. Però comunque... Le contorno, non so tu come sei abituata. Dipende da che tipo di lift voglio. Se voglio un effetto un po' più liftato, più definito, faccio così. Altrimenti, se si tratta di un no make-up, evito. Certo. Poi sono pigra io. Sulle sopracciglia mi sa che siamo tutti un po' pigri, non ma so. Ma sì, che sbaglio. Chi è che ha lo step preferito alle sopracciglia? Secondo me nessuno, non esiste. Se qualcuno c'è, fatecelo sapere. Ok, adesso passiamo agli occhi. Devo capire. Ah, ragazzi! Ha preso un colore! Amo, su di me è super ashy. Guarda come va in camera. Però poi sopra ci applichi altri ombretti. Ok, vai. Vediamo. Ecco, qua siamo letteralmente out of my comfort zone. Perfetto. Quindi dai, ci sta che fino adesso ero tranquilla, rilassata. E adesso, via! Un po' di peperino, un po' di pepe rosa. A me piace moltissimo schiarire gli occhi, tenerli sul pastello per intenderci. Poi diamo definizione con, ovviamente, con gli ombretti. Beh, trucco per un primaverile. Questo è già più true color, cioè... Sta sul colore lilla. Quindi no colore di transizione. No, esatto, niente scuro. Mi piace tenere appunto chiaro tutto il look. Poi ti do la definizione qua fuori con il viola. È un look un po' diverso. Diciamo che io appunto non amo il trucco che va a scurire l'occhio. Perché trovo che sopra... Allora, in foto è bellissimo, però soprattutto dal vivo un po' spegne. Ok. Stai usando una palette di Norvina. Esatto. Facciamola vedere. Stiamo utilizzando questi colori. Bellissimi. Infatti dopo prenderemo anche il fucsia. Ti piacciono i trucchi grafici? Sì. Questi angoli così a V mi piacciono molto. Ti voglio applicare Nebula di Mesauda, che è un ombretto liquido... Bellissimo. Che io amo. Beh, questo lancio, devo dire, è uno tra i migliori dell'anno. Questi ombretti sono veramente belli, super luminosi. Tu solitamente lo disegni l'angolo in interno? No, non mi viene. Mi piace perché fa l'occhio molto felino. Soprattutto se alzi questa parte esterna, se poi abbassi quella interna, ti tilta leggermente l'occhio. Che cos'è? Matita fucsia. Di Make Up For Ever. Se devi mettere qualcosa dentro l'occhio, metto io. Ok, metti dentro l'occhio allora. Se no mi lacrima, lo so già. No, immagino. Ma ci sono tipo delle tipo modelle che dici, no, questo lo voglio fare io, tipo... Io so che Rihanna non si fa truccare le sopracciglia, le fa solo lei. Sì, succede. C'è chi con il mascara... Madonna, una volta un aneddoto un po' poco felice su un set, adesso non dirò ovviamente di chi si tratta. Stavo applicando il mascara, no? Io lo applico con lo scovolino, quello monouso. Applico lo scovolino monouso, ogni volta che devi rimettere il tubetto dentro ovviamente poi lo butti, cioè butti e ne usi un altro. La persona in questione non piace, cioè voleva, ne voleva di più,
praticamente voleva ritoccarselo durante il corso delle ore, l'ha preso e l'ha applicato direttamente dallo scovolino. Io so già chi e è. Quindi l'ho dovuto buttare. Capitano queste cose. Questi sono colori che a me non dispiacciono, però non farei mai un trucco grafico così con questi colori. Ma perché è proprio il mio gusto, cioè allora il mio gusto nel make-up è cambiato moltissimo. Io anni fa ero molto più audace, cioè mi mettevo i verdi, blu, un botto di glitter usavo. Adesso sono nella fase nude e non penso che cambierò. Cioè mi piace fare il trucco grafico però nude. Ok, ok. Questo è Inglot. Sì. Bellissimo questo eyeliner. Mm-hmm. Applichiamo il mascara e torniamo da voi. Come le trovi queste ciglia? Belle. Amori Express. Sono bellissime perché sono a farfalla ma non sono extra. Sì, hanno tipo la dimensione giusta, la lunghezza giusta. Sì. Ok, le labbra. Che cos'è questo? Charlotte. Che colore è? Catwalking. In percentuale quanto ti capita di truccare pelle scura? Mai? Mai. Mi è capitato solo sulle sfilate e comunque mai trucchi extra. È vero che le modelle si portano il loro fondotinta? A me non è mai capitato, però non è neanche il mio pane quotidiano, quindi può essere. Io sui set me lo porto sempre, a parte che non mi faccio truccare più. Mm-mm. Però ho talmente avuto esperienze negative, cioè o vado truccato con la base oppure ti dico se vuoi usi questi, se no lo faccio io. Okay. Mi dispiace, lo so che non è bellissimo. Vabbè, però ognuno c'ha anche le sue... cioè. Non so se hai mai visto il video quello lì di Kathy Graham, quella di Vampire Diaries. La ragazza che faceva la... ah, te hai detto che non ti piacciono queste cose. Esatto. Vabbè, comunque c'è questa attrice, che tra l'altro è anche una cantante. Lei la trucca Danessa Myricks. Ok. Per la prima volta. E lei talmente è emotional, mm-hmm, che si mette a piangere. Wow. Perché lei non ha sempre avuto make-up artist o comunque parrucchieri che non sapevano gestire i suoi capelli afro, i suoi colori del viso, e quindi ha ricevuto tantissime microaggressioni, cioè non se l'è vissuta bene. Cioè vederla così, io capisco, because it's deeper than make-up. Sì. E comunque make-up vuol dire anche bellezza. Se le persone non sanno valorizzarti, non sanno renderti bella, tu poi magari non ti senti bella. Yeah. Cioè sul set dici... ma forse non sono così bella. E la per colpa di qualcun altro. Yeah. E la cosa secondo me più brutta di questi episodi è che poi tu devi andare sul set e interpretare il personaggio, però sai che non sei al top. Mm-mm-mm. È orrendo. E loro ti dicono sorridi, fai così, fai colà. Mm. Like it's so difficult. Cioè essere confident quando sai che sei truccata di... Delle volte magari non ti senti nel mood giusto, cioè non ti piace in quel momento e non riesci neanche a filmare. A me è capitato. Mm. Cioè mi guardo e dico se non mi sento bene non riesco neanche a essere totalmente me stessa. Yeah, molto neutra. Tonalità labbra? Ma questo è il tuo prodotto iconico. Eh. Com'è arrivata la passione per questi strass qua? Nel 2020 ho iniziato a seguire varie masterclass online. In realtà ti dirò, a 15 anni io mi mettevo sempre gli strass. Poi l'ho ripresa nel 2020, ho scoperto sto kit e poi anche con Euphoria è tornato tutto. E poi il trucco che stiamo facendo è molto stile Euphoria. Che storia, vero? Ok, allora, il trucco è completo. Intanto grazie di avermi dedicato tempo, di avermi coccolata con questo trucco. Mi sono divertita molto. Considerazioni personali, sei pronta? Pronta. So già, alcune cose so. Allora, la base, secondo me si è andata molto bene, però non è scolpito con le polveri. Ma me lo sono dimenticato. Cioè mi vedo, sì, sto bene, però non mi vedo il viso scolpito bene. Anche perché hai usato questa cipria qui, di Laura Mercier, che è chiara. Sì. Però l'hai usata su tutto il viso, quindi non mi vedo scolpita. Ok, è vero, perché non l'ho fatto, cioè me lo sono dimenticato, sì. Lo vuoi fare? Ma... forse un filino. Vabbè, allora, oggi è stata una giornata particolare. Di solito quando filmiamo non succedono tutte queste cose che sono successe oggi. Tanti citofoni, tante rotture di scatole. Quindi ci sta che magari nella frenesia tu ti possa essere dimenticata. Sì, anche perché avevamo un trucco occhi impegnativo, quindi... Ti sei focalizzata su quello? Sì, mi sono persa il passaggio, però. Giusto un velo.
In tutto questo stiamo usando Pixie, che è un'ottima palette. E quasi quasi avrei potuto truccarti da seduta. Really? Ok, allora, quindi mi ha fatto sculpting, hai rinforzato il blush. Esatto. Che ovviamente con la mia pelle grassa se ne va via. Io comunque sarei andata anche un pochino più qua perché mi vedo il viso grande. Okay. Però sono, come si dice, insicurezze mie che ho. E quindi io sono abituata, ovviamente, truccandomi anche da sola, abituata in un certo modo. E quando poi vedo che non c'è, dico, no, aspetta. Certo. Però di base non è un brutto contouring, va bene. Anzi, anche bello marcato. Sì, sì. C'è, si vede. Poi, trucco occhi. Mi piace molto il disegno che hai creato, i brillantini, eccetera. Io non sono abituata a vedermi con questo tipo di viola. Lilla, sono più abituata a vedermi con dei viola un pochino più caldi. È vero, infatti io avevo già dato un occhio a tutti i look viola che hai proposto ed erano tutti comunque anche intensi. Mm-mm. Questo è molto più chiaro nel complesso, sì. Anche da lontano si vede un colore chiaro, che era il mio obiettivo, e anche freddo, perché comunque secondo me ti sta molto bene. Voi che cosa ne pensate? Allora, io non vi ci vedo. Però, cioè non voglio dire che è brutto, perché non è un brutto make-up, solo che è proprio out of my comfort zone al 100%. Esatto, che era quello che volevo fare, soprattutto visto che comunque siamo sempre rimaste anche sulla sfera dei nude, dei look comunque portabili, diciamo. Mm-hmm. A me piace anche sperimentare con questo genere di trucco colorato. Poi abbiamo messo anche le lentine colorate. Contouring del naso non mi convince. Ok. Cioè io cerco di fare il contouring per far sì che la punta rimanga un pochino più snatched di così. Okay. Cioè non faccio questa cosa qua, che in realtà è una cosa che mi ha consigliato anche di fare Daniele, però non so, io vedo questa zona che è troppo round, troppo, I don't like it. Preferisci più stringere. Yeah. Poi labbra. La matita che abbiamo utilizzato è una buona matita, però secondo me con questo trucco che è già freddo è troppo fredda. Sì, secondo me sì, per i miei gusti è troppo fredda. Anche il rossetto è molto neutro, quindi mi vedo molto fredda nell'insieme. Un trucco così io lo utilizzerei magari con la 6 di Nabla, però con un rossetto tipo un pochino più caldo. Okay. O comunque con un undertone un po' più evidente. Quindi o mettere tipo un rosa, molto rosa, oppure un qualcosa di pescato che secondo me sta meno bene, perché qui comunque abbiamo una predominanza fredda. E poi avrei fatto le labbra glossy. A me sai che preferisco così, perché comunque hai già l'occhio molto perlescente, diciamo. Sì, così. Sì, sì, vabbè, è un occhio importante. Esatto, abbiamo già un occhio importante. Il neutro a me piace molto sulle labbra. Lo faccio spesso anche proprio su di me. Contorno scuro un po' 90s mi piace, un po' supermodel look, a me piace molto. A me non piace ad esempio l'abbinamento freddo-caldo, quindi se l'occhio è molto freddo non amo poi le labbra, diciamo, caldine o comunque preferisco fare tutto sul freddo. Quindi sì, nel senso, sei molto brava, mi è piaciuta tantissimo la base, cioè nell'insieme è un bel make-up. Se devo considerare quelli che sono i miei gusti personali, non so se io uscirei mai così. Capisco benissimo che siamo molto lontani dalla tua comfort zone. Sì, io probabilmente scalderei un po' le labbra. O okay. Comunque le farei un po' più rosa. Poi però nell'insieme non voglio dire che è un brutto make-up, perché non lo è. E poi sei una delle poche che ha fatto una base come si deve. Cioè quindi... amo, sì. Questo è un grande goal per me, nel senso che la base è un mio un grande amore. Sì, non mi vedo, cioè io mi ricordo che con altri make-up artist, cioè lucida, cioè make-up artist fanno fatica a usare le ciprie. Io capisco che poi loro si giustificano e dicono no, perché bisogna fare un trucco un po' editorial, un po' da fotografia. No, noi non siamo su un set. Io non sono una modella che ha la pelle normale o secca, quindi tu mi devi murare di cipria. È vero, anche per me è così. Anche per me comunque il make-up deve essere bello levigato, ovviamente in un contesto non shooting, diciamo fotocamera super vicina, però in un contesto ad esempio video,
o comunque per uscire red carpet, così secondo me ci sta una bella base da battaglia. Sì, anche perché poi sennò poi si lucida. Ed è brutto, raga, sembriamo sudate. Sì, cioè, sembriamo. Però ci lucidiamo anche con la base, quella bella spessa. Sì. Quindi se la facciamo già in partenza non fissata bene, si luciderà dopo pochissimo. E in più adoro tutta questa situazione qui, un po' blush, un po' così. Penso proprio che lo rifarò, bene, perché è molto bello. Cioè, secondo me mi sta bene. Quindi, brava. Grazie. Grazie mille. Fateci sapere cosa ne pensate, perché sono molto curiosa di sapere. Ti devi guardare lì, sennò la gente... Io tutto il tempo mi sto guardando qua. Allora, voi dovete sapere che io non sono per niente abituata a YouTube. Io, diciamo, sono abituata a vedermi molto vicino, quindi sono un po' persa. Sì. E tra l'altro non trucco una persona da tanto tempo, quindi... Beh, però per non truccare una persona da tanto tempo, secondo me hai fatto un ottimo lavoro. Grazie. Ah, poi non ti ho detto, le brows mi piacciono molto, nonostante siano comunque belle definite, però hanno la giusta misura. Mi ricordo che un altro MUA aveva fatto delle brows molto definite, però erano troppo harsh sul mio viso, secondo me. Okay. Invece queste, nonostante, poi io amo il sopracciglio non troppo importante, secondo me non stanno bene sul mio viso. Quindi mi piace, nonostante io generalmente magari tipo qua faccio qualcosa di meno definito, però secondo me sta bene. Quindi sì, io ti ringrazio tantissimo. Io ringrazio te, è stato veramente un piacere. Grazie. Poi sei bravissima, lo sai che io ho tanta stima di te. Se vuoi potrai tornare. Ma perché io voglio che tu mi trucchi. Ma io non so truccare. Ma non importa, è divertente. Sì, si potrebbe fare. Dai, magari bello, tipo entro la fine dell'anno. E poi tu mi dici cosa ti piace, cosa non ti piace. Tenendo sempre conto del fatto, certo, che io non sono una mica capace. Cioè, io non trucco la gente. Giusto per vedere come. Anche perché tu truccando sempre te stessa, non so se magari hai lo stimolo nel truccare qualcun altro. No, non ti interessa. Allora, non mi piace truccare le persone. Non mi piace l'idea di mettere così tanto vicino le mani sul viso di una persona. Ok. E in più io ho un'esperienza molto traumatica del makeup artist. Infatti, a me quando mi chiamano makeup artist non mi piace. Poi adesso sto cambiando un po' la percezione, perché c'è tutta una nuova corrente di makeup artist molto giovani, con un approccio molto più aperto all'ascolto, più creativo. Molti makeup artist della vecchia scuola rigettano molto tutti quelli che sono i trend di oggi, cioè proprio hanno un rifiuto a prescindere. Ma perché? È vero, io anche quando ero in accademia notavo molto questo, quando mi confrontavo con persone più grandi e con più esperienza. Comunque io già postavo su Instagram così, e c'è sempre stato un po' di... I makeup artist di oggi... Ah, ma sono tutti sui social, sì, dai, ma di cosa stiamo parlando? E hanno delle tecniche super interessanti, cioè se voi, sì, guardate tutto quello che io ho fatto, molto è influenzato dal trend di oggi. Bene, bene, ti ringrazio ancora tantissimo per la disponibilità, anche per l'ascolto, perché comunque non è facile ascoltare una persona che dice no, così non mi piace, così l'avrei fatto colà, cioè bisogna avere un'apertura, secondo me, mentale... importante, perché comunque costruttivo. Sì, sì, costruttivo. Sì. Finché poi c'è il rispetto, secondo me le cose si possono dire, tipo, per esempio, a me non piace l'abbinamento così, però non è che non mi piace perché è fatto male, per il gusto mio personale. Certo. Vi ricordo che qua sotto ci sono tutti i riferimenti di Bianca, se la volete seguire. Ovviamente lei fa contenuti super creativi, lei è molto brava anche nelle storie, dà un sacco di tips che io stessa seguo. Sì. Sì, sì, sì. E beh, poi avendo anche la stessa tipologia di pelle, non lo so, boh, riesco a immedesimarmi, mm-hmm, molto nelle cose che spieghi. E in più sei anche molto creativo quando fai i Get Ready With Me. Sì, 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 sei proprio brava. Grazie, grazie, mi impegno. Sì, sì. Cioè, il mio format principale, appunto, se non faccio YouTube, però diciamo il mio formato lungo, video lungo, è nelle storie, quindi lì do il meglio di me. Bravissima. Grazie. E di nuovo ti ringrazio ancora una volta. Anche e noi ci vediamo al prossimo video. Ti diamo un bacio. Ciao, ciao.